due cose, la solita panoramica delle disponibilità, e poi volevo chiederti una cosa: arrivati a questo punto della stagione, questa squadra palesa sempre più o meno gli stessi limiti. Se tu avessi una bacchetta magica, quale sarebbe l'errore che vorresti eliminare? Ma questa squadra, io credo come tutte le squadre Serie B, hanno dei passaggi a vuoto. Io vedo anche gli altri che fanno fatica a dare continuità alle vittorie. Adesso in questo momento c'è Lecce, ma se vediamo la classifica al Perugia nelle ultime 10 partite, forse siamo terzi o quarti, e perciò credo che l'andamento della Serie B a volte io sono molto severo sui giudizi, sui momenti, no? Perché anch'io io vorrei vincere sempre, come tutti noi, però a volte bisogna anche vedere quello che succede veramente, che la Serie B anche è questa qui, quest'anno soprattutto non si vede una squadra, che una in particolare, che parte, fa, vola via. Anche il Brescia, che c'era sembrato che potesse far questo, fatica un po' anche loro, a vincono le partite però le faticano un po' di più. Perciò Palermo ha avuto qualche problema, Benevento aveva perso 3 partite, e perciò è la Serie B. E noi credo che non dobbiamo cadere nell'errore di essere troppo duri nei giudizi, perché tutti noi, compreso io, ci aspettiamo sempre il top, perché la squadra magari fa vedere una partita dove fa veramente bene, e poi dopo comunque cade degli errori, che questa squadra comunque delle carenze che ha, che può essere l'esperienza. Squadra che non pareggia mai, magari non riesce a portare a casa il punto, magari nel momento che non riesce ad andare in vantaggio. E anche questo qua, forse siamo un po' inesperti, forse questo è il motivo. Però ho detto, nei giudizi io per primo non devo essere così duro, perché la Serie B è questa. Disponibilità, sono tutti disponibili. Pavlovic è ancora in ritardo un po' di condizione, perciò lui, diciamo, che è l'unico un pochino indietro. Il resto, qualcuno un po' acciaccato come Sadik, abbiamo qualche acciacco, però sono tutti a disposizione. Non credo, andiamo ancora. Io credo che il percorso di Pavlovic è ancora, ha bisogno ancora di allenarsi. Però tranquillamente, senza nessuna fretta. Visto che hai fatto un accenno, ti chiedevo, che i dati sono abbastanza eloquenti, no? Il Perugia che passa in vantaggio di fatto o vince, o comunque un paio di volte è stato raggiunto sul pareggio, il Perugia che va sotto di fatto ha quasi sempre perso. Quindi quanto è importante, e quanto è importante ancora di più nella partita di domani, perché allo stesso tempo il Benevento ha una caratteristica abbastanza simile, mi pare, va alla memoria, comunque 12 volte che è andato sotto non ha vinto mai. Speriamo di andare in vantaggio allora, speriamo. No, questo è un dato che ti fa riflettere, perché per dire, c'è Lecce che va sotto, ma sono tranquilli, sanno che poi dopo comunque la riprendono, e noi magari questo no. E il giorno che magari che fai fatica a far gol, noi abbiamo fatto spesso gol, sono state poche le partite che non abbiamo segnato. Il giorno che è, devi portare a casa magari uno 0-0, quello, manchiamo in quello per me, perché ci mancano quei 4-5 pareggi che potevamo ottenere, che ci avrebbero portato comunque una classifica migliore. Tutto qua, però c'è un motivo. Io non credo, dico così da inizio anno, nella sfortuna, nell'episodio, la squadra che fa fatica a gestire delle partite un pochino più complicate, un pochino più tirate fino alla fine. La squadra che vive di entusiasmo, di folate, di grandi momenti, che però poi dopo in alcuni altri si perde, in magari è un problema di gioventù, manca magari un po' di esperienza nel capire la giornata dove tu non riesci a far gol, non lo devi prendere. Perciò più attenzione quando siamo dietro, un po' più compatti, dare importanza a ogni pallone, ci manca quel pizzico di esperienza, di malizia, che magari una squadra più esperta ti dà, ma magari però ti leva altro, perché magari ti leva una brillantezza che alcune volte mostriamo. La coperta è sempre corta alla fine. Quanto conta questa partita, e che partita secondo te sarà? Che partita ti aspetti, insomma, in campo? Questa partita conta tantissimo per tutti. Perché siamo tornati a Crotone
amareggiati, perché le sconfitte noi le subiamo, anche perché ci teniamo, la squadra è arrabbiata perché comunque ha fatto per me una buonissima partita. In uno stadio importante ha fatto una buonissima partita, gli è mancato l'ultimo guizzo negli ultimi 25 metri. E siamo stati, ripeto, quello che ho detto dopo la conferenza di quello dopo, siamo stati polli in quelle due situazioni, schierati centralmente dove noi siamo forti, centralmente perché il nostro modulo soffre un pochino più sull'esterno, ma centralmente ha una densità importante, perciò siamo arrabbiati perché potevamo portare a casa almeno un punto. Perciò squadra arrabbiata, spero che sia molto concentrata e si prenda quello che vuole, questa volta si deve prendere tutto, perché abbiamo regalato, per me abbiamo regalato punti, abbiamo fatto qualche regalo in giro e la squadra deve avvertire questa arrabbiatura, di essere arrabbiata. Poi una squadra arrabbiata che capisce che ha fatto bene, io sono contentissimo di quello che fanno i ragazzi, perché tutto quello che chiedo fanno, sono dei soldati, però magari non basta certe volte, perché regaliamo, facciamo il regalino della domenica, facciamo i regali, perciò questa cosa ci deve pesare nel morale, nell'orgoglio, e bisogna tirarlo fuori domani, perché domani è importante. Senti, se non vado errato, all'inizio del campionato tu mettesti il Benevento al top, in cima alla lista delle pretendenti, penso che lo pensi ancora, insomma, squadra che è costruita per vincere, che addirittura c'ha una panchina stratosferica. Lo hai osservato, perché pensi che abbia avuto delle difficoltà, e se ce lo vuoi dire quali sono gli eventuali punti deboli, se ne hanno? Ma io ripeto quello che ho detto, l'altra domenica ha cambiato sia il giocatore il Benevento, mantenendo una rosa, un 11 iniziale importante, una squadra costosa che ha grandi giocatori per me in questa categoria. Se ha avuto qualche difficoltà non lo so perché, ognuno ha i propri problemi e niente, verranno qui perché anche loro servono i punti, hanno ambizioni importanti loro, perciò sarà una partita tosta, ma per tutte e due, sarà tosta per noi ma anche per loro, sicuro. Poi il campo dirà che magari mi sbaglio, ma deve essere tosta anche per loro. Si viene da un periodo, diciamo, di campi asciutti nonostante il periodo. Ora è arrivata un po' di pioggia, non so come. Ieri ha fatto. E considerato questo, considerato che comunque la terza partita in 8 giorni, quanto può incidere e se inciderà anche nelle scelte che farai? Ma noi sicuramente qualcosa, non lo so, vediamo se facciamo qualcosa, però dobbiamo pensare alla squadra migliore. Migliore nel senso di tecnico, tattico e di corse, che a volte non è facile che le cose si vadano a braccetto, perché a volte magari un giocatore è molto importante, magari è molto stanco e il cambio comunque non ti garantisce, perché ci sono alcuni giocatori che sono troppo importanti per squadre come noi, e non ti garantisce la stessa qualità, perché ognuno, nel calcio i giocatori non sono tutti uguali, chi dice sono tutti uguali i giocatori? No, i giocatori sono quelli magari più bravi, quelli meno bravi, perché sennò come fai? Sarebbe un problema anche per noi, sono tutti forti uguali, perciò è difficile poi. Perciò speriamo che recuperiamo giocatori importanti, recuperino le forze, dove possiamo cambiare cambiamo, dove non possiamo vediamo che cosa, come saranno in campo. Tutto là. Proprio nel solco di questa domanda, pensando che la prestazione complessiva è stata buona a Crotone, è apparso, diciamo, un po' di appannamento generale, in particolare in alcuni elementi che magari hanno tirato la carretta nell'ultimo periodo. Volevo chiedere se magari si era pentito di alcune scelte, diciamo, sui singoli, non per la prestazione, per lo stato di forma. Ma pentito un po'. Forse qualcosa potevi fare dopo, vista la partita, magari qualcosa potevi aver fatto diversamente, però vista la partita, all'inizio pensavo che fossero quelle giuste e niente, poi dopo c'è la partita che dice se hai fatto bene o male, però sulla carta io pensavo di aver fatto le scelte giuste. Perché Bucchi ha dichiarato dopo la partita di metà settimana che diciamo ha deciso, insomma, di
giocare con un Benevento votato all'attacco, no? Con molti giocatori offensivi, perché è il momento in cui non servono più calcoli, insomma, penso che sia anche l'idea quella di migliorare la classifica, di puntare insomma molto, molto in alto. Quindi presumibilmente arriverà un Benevento con molti giocatori offensivi, e quindi che allo stesso tempo potrebbe lasciare un po' di spazio. Pensi che questa possa essere possa diventare un punto debole da sfruttare nel Benevento? O è più, diciamo... Io non credo a niente di quello che sento, perché poi ognuno, capito perché, no, dopo gli allenatori lavorano mentalmente, buttano lì una cosa magari per farti capire un'altra. Perciò io ascolto poco e cerco di immaginarmi quello che potrà essere la partita, e se in un certo modo farla in un certo modo, se non la fai in un altro, essere pronti a fare un altro tipo di cosa. Tutto qua, non credo a nessuna cosa che buttano fuori, come quando butti l'esca, boom, si abbocchi, poi magari invece dicono la verità, non lo so, però c'è sempre questo dubbio. Kingsley e Melchiorri sono stati giocatori, insomma, che all'andata hanno dato tantissimo, in questa fase invece sono o in fase calante, insomma, in fase di ripresa. La gestione, tra virgolette, migliore è quella di recuperarli facendoli giocare, oppure di non farli giocare? No, farli giocare, poi una volta che li hai portati un po' in condizione, perché tutti e due hanno avuto problemi, e poi fare delle scelte, cioè farli giocare e poi fare delle scelte, perché poi, ho detto, le partite sono poche, dobbiamo mettere in campo la squadra che in questo momento, non che tra un mese, se facciamo 4-5 partite, magari recuperano tra... No, non c'è più tempo, e le scelte vanno fatte partita per partita in base a quello che vedi, e magari sono un po' indietro come condizione, però faremo scelte abbastanza lucide, nel senso che faremo valutazioni per domani, non per il futuro prossimo, cioè. Sì, era più o meno simile la domanda, allora però a questo punto cambio. Il pacchetto dei centrali difensivi, i due centrali difensivi nelle ultime partite hanno giocato sempre loro, pensi di metterci mano o per via della, diciamo, dei gol subiti a Crotone, o darai ancora fiducia? No, ma io a Crotone abbiamo preso due gol che dove i centrali hanno un po' di colpa, ma magari ce l'hanno più da altre parti, ma non è che buttiamo le croci, uno sbaglia una partita, noi valutiamo quello che ci hanno fatto vedere in base a quello che ci immaginiamo possano darci in quella partita. Sgarbi sta facendo benissimo, perciò l'ho messo, l'ho fatto rigiocare. Adesso abbiamo recuperato due centrali, Cremonesi e Yamik, che piano piano hanno ripreso la condizione. Sgarbi però rispetto a prima non è più quello di prima, cioè non è il ragazzino della Lega Pro, adesso per me ha dimostrato, se la gioca alla pari con gli amici, con Cremonesi e con Gionberg, con tutti quelli che stanno lì a giocarsi il posto. Quello che ha fatto Sgarbi ha acquistato gradi nella gerarchia dello spogliatoio, delle valutazioni dello staff. Senti, io ti chiedo invece degli altri due, dei due terzini, ti chiedo come stanno, se quella rotazione che avevi in mente per martedì la farai sabato. Non lo so, i terzini hanno lavorato tanto durante queste partite, e Alejandro Rosi anche in una condizione fisica che non è al top, come perché è arrivato tardi, sempre per il solito motivo, però ci stanno dando una grande mano, Mazzocchi a sinistra sta facendo per me benissimo, e poi io non valuto l'episodio, se poi uno poteva stare più qua, più in là, stanno facendo bene, sono stracontento di Pasquale, quello sta facendo. Si è messo lì dall'altra parte, ha capito un po' come mettersi per giocare meglio con la palla, per me è una buona soluzione. Ma hai dei dubbi per quanto riguarda la formazione? Insomma, l'ultima seduta sarà determinante o... Sì. No, qualche dubbio c'è, legati soprattutto a vedere i recuperi, quanto abbiamo recuperato. Veniamo da Crotone, è un po' lontano, siamo arrivati... Il viaggio è stato un po' così, un po' lungo, perciò il recupero rispetto ad altre trasferte magari un pochino più pesante, però va bene, ci siamo. Dobbiamo solo recuperare forze, valutare le condizioni, parlare con i giocatori, capire come si sentono.
poi decidiamo domani, ci abbiamo tempo.